Buongiorno a tutti, sono Luca Resi Cesenatic. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video con due bellissimi ospiti oggi. Scusate la mia assenza da YouTube negli ultimi giorni, ma sono stata molto impegnata con il lavoro. Insomma, un po' con tutto, è stato un po' così. Però siamo tornati con il botto perché dopo essere stati in Svezia mi sono portata a casa, come potete vedere, un sacco di snack che ho deciso di provare insieme a mio fratello Samu e al mio amoroso Nico. Quindi, bando alle ciance, incominciamo ad assaggiare i vari snack. Adios! Come primo snack, questa delicato bowl. Premessa, nessuno sa cosa c'è all'interno di questi snack, perché purtroppo è scritto tutto in svedese. Non ci sono traduzioni in inglese, non c'è scritto niente, quindi sarà una grande sorpresa per tutti. Lo scopriremo vivendo. Taglia. Cut. Aspetto è questo, non saprei, vediamo. Un po' tannico direi. Un po' tannico. La fetta grassa di Samu. Ti compattiamo, prego. Tomello. 3, 2, 1. Ah, così. Vabbè. Sa di nippon. Fa cagare. Sa di caffè. Sa di caffè di brutto. Voto da 1 a 10. Non mi piace. Non sa di cocco, non sa di cioccolato. 6 e mezzo. Da 1 a 10. Un S. 5. È triste. Bocciato no. Voi lo ne mangereste un intero? Sì. Beh, non mi sfidare, lo farei. Ma vabbè, partiti un po' male. Prossimo snack, questo. Ecco, questo proprio non riesci neanche a immaginarlo. Che cosa c'è? È viola, dentro è nero. Quindi questa sarà una bella sorpresa o una brutta sorpresa, chi lo sa. Vediamo. Brutto colore. È una liquirizia, chiaramente. No, sembra un filo. Di cosa sa? È una liquirizia, chiaramente, dall'odore. Vabbè, a me piacciono le liquirizie, quindi io sono a posto. Ma cos'è sta scrignata, amore? Cioè, giuro che mi sembra un cavo. Dentro è il pino. Della luce. Della 220 questo. Vabbè, manda. È solo. What an awkward situation. Quindi abbiamo capito che sa di liquirizie, abbiamo preso da bere dell'acqua perché... Liquirizia salata, fa decisamente schifo. Ha proprio di bastone di liquirizia, quello per smettere di fumare. 3. Voto, boh, a me non dispiace. E sono anche onesto. 6 e mezzo. Io uno lo mangerei, A me la liquirizia piace, cioè. Prossimo snack. Dai, il plop, dai. Proviamo questo plop. Di nome, di fatto. Chissà quale sarà la reazione che avverrà dopo aver assaggiato questo plop. Guardate cosa c'è disegnato. Alla palla. Però qua c'è scritto chocolate ball, quindi sarà cioccolato al cioccolato. Ecco, non fare la scrigna, qua dammi un bel pezzo anche a Sam. Però dentro ci sarà qualcosa. Cazzo, non caramello. Lo so. Non mangiatelo prima di me. Deduco. Assaggiamo. Saluti. Questo plop. È il Mars svedese praticamente. Ma fa tutto cagare. Un po' più scrigno. C'è esattamente di quello. No. È di caffè. Sì. È caramello. Ma di caffè. Cazzo. Perché? Non mi piace. No. Quanto avevo dato a quello di prima? No, però 5 gli avevo dato. Dopo un po'. Do 5 anche questo. No, però dopo posso mangiare un altro po'? Ma mangia questo, quello smorsicato. Grazie, amore. Io gli do un 6 meno. Amore. Sembra 7. Il prossimo io sono molto 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 positiva perché questo, il Dame, in Svezia lo vedi in qualsiasi forma. C'è tutto al Dame, tipo la cioccolata al Dame, questo al Dame. Quindi questa secondo me è proprio il classico snack svedese. Si presenta come carne secca, attenzione. Sì, sì. Però cioccolata. No. Dimmi che c'è. Ecco. No, guarda, hanno solo sta di burro. Questo è buono, sicuro. Sa di cioccolato Kinder. Cheers. Forse. Bello. Buono. Miam. Che buono. Se andate in Svezia provate i Daim. Cioccolato salato. Sa di cioccolato con dentro il caramello salato. Però non è caramello salato tipo Mars. È un caramello salato duro, croccante. Tipo con una patina di biscotto sembra. Devastante. Buono.
Buono, migliore. 10 su 10 no. per me. Io dico 9. 9, sì, 9 e mezzo, dai. 9 e mezzo. 9 e mezzo. Io 10, assolutamente. Bene. Meraviglioso. Prossimo snack, torniamo sulle caramelle. E abbiamo un altro tubo come quello viola, ma questa volta marrone. Qua c'è scritto buono. Cola Stang, quindi io penso sia la Coca-Cola. Sì. Speriamo. Ma non è detto, nessuno lo sa, pensavamo anche che fosse all'uva quello, ma non, è, non era all'uva. Oh, questo si presenta meglio. Ho già capito di cosa sa questo. Sì, anche io. No, andiamo. Se sei infame ne lode. Perché c'è scritto cola? Allora, all'inizio non era al massimo, però... Ma sa di caramello. Sì, sa di caramello. Questo appurato, non sa di Coca-Cola... Grande delusione, ma in realtà non è male. Cioè all'inizio non mi piaceva molto a primo acchito, molto meglio di suo cugino alla liquirizia. E io gli do un 7. Voi? 6. 6. Non si è meritato più di più. 6. Questo sa di chicca di nonna. Abbiamo questo bel Dubel Nougat. Nougat. A me sembra tipo i cremini Fiat. Spero che sappia di cremini Fiat. Questa marca Marabou. In Svezia ci sono tutte le cioccolate, tipo come da noi in Italia c'è la Milka. Tutte le cioccolate in Svezia sono della marca Marabou. Che ridere. Niente, assaggiamo. Presenta bene. Vabbè, questo è buono. Mi smonta. Bene, cheers. È una coppia spudorata dei cremini Fiat. Però buonissimo. Miam. Buono. Sì. Di nocciola, molto cremoso. Io gli do un 8 e mezzo. 9. D'amore? Io gli do 9 e non 10 perché penso che se Fiat facesse causa a questi qua la perderebbe per plagio. A Marabou. A cosa passiamo? A questo bellissimo Kex. Questo è il Kit Kat svedese. Sì, anche questo è un grande plagio. Comunque questo dovrebbe essere un wafer ricoperto di cioccolato. Si presenta così. Pronti? Via! V8. Normale. Un po'. No. Sapido come wafer. A me piace di più questo di wafer. Del cremino Fiat. No, è impossibile. Cioè di il video termina qua. Ah, sapete rega di cosa sa? Presenti lo hacker. La barretta Loacker. Sanno di quelli dei Loacker al cioccolato al latte fuori con dentro il bianco. Io gli do un 9. 8 per me. 7. Perché è insipido, te l'ho detto. Sa di poco. Proviamo questo Fransk Nougat. Come prima, c'è una bandiera della Francia. Gli amici francesi che ci seguono, commentino se è un plagio. Fuori è fondente, quindi non so se apprezzerete. Ma cosa c'è dentro? Secondo me dentro sapete cosa c'è? Il marshmallow. Cheers. Proprio il marshmallow c'è dentro. Sembra di masticare un copertone di una muffin. Qualcosa che non deve essere mangiato. Questo non sa di niente. A questo do 6. Sa solo di cioccolato fondente fuori. Dentro un po' dolce, ma non sa di marshmallow. Non approvato. Voi? 0. Passa la voglia di mangiare. Certo, la mandibola fa fatica a masticare. È vero, ci vogliono un quarto d'ora a boccone, effettivamente. Te, Samu? 5. Allora, i prossimi sono i polli. Super crunch. Spruda Ochlagom Salta. Chi lo sa cosa ci sarà dentro? Mentre però c'è scritto super crunchy, quindi dovrebbero essere super crunchy. Come via. Lo screen. Sembra una cacca di coniglio. Capra. Ah no, di capra, sì. Ecco qua così. Assaggiamo. Assaggiamo, basta. Sono un po' delle palline di formaggio ricoperte di cioccolato. A me non mi piacciono. Sanno. Devo mangiare un altro perché non ho capito. Sì, esatto. Sanno un po' di digestive, secondo me. Devo mangiare almeno 3 insieme. I biscotti, quelli inglesi. C'è un po' di salato con sopra il cioccolato. Secondo me spaccano. Perché non nauseano, cioè, se no tutto dolce, tutto dolce, tutto dolce. Sta, un po'. Boh, dico. Così, io dico 7 e mezzo. No, un 8 glielo do. Ma io. Un 7, purché accompagnato da una fetta di branzino e da un bianco possibilmente piemontese. Siamo arrivati all'ultima sfizioseria che assaggeremo oggi.
Queste le ho prese un po' per metterci alla prova, che l'ho viste dappertutto, cioè tipo in aeroporto ci sono anche i sacchi tipo da mangime per i gatti di ste caramelle qua, ma al pepe. Ma perché c'è l'insegno, c'è il simbolo del rischio batteriologico? È vero, è perché sono al pepe. Ma è certificato dall'Unione Europea. Too hot to handle, c'è cioè anche scritto. Le ho tenute per ultime perché fanno cagare. Sì, queste fanno cagare. Sicuro. Vabbè, ci faremo la, ci rifaremo la bocca con un dime. Sì, è la diavolina lì. Oh. C'è anche il fuoco sopra. Andiamo. Vabbè, proviamo. Che schifo. San di cavallo. No, sono di liquirizie però. Non fa piacere. La gente una roba del genere. Mi pizzica la lingua già. Ma io sento come si c'è della roba liquida dentro. Allora, scappo amore. Voi non sentite della roba liquida dentro? Morso. Io non lo faccio raga. Io vado a prendere un fazzoletto e poi lo faccio. Secondo me non è commestibile sta roba. Beh proviamo. Merda. È potentissimo. Hai morso. Che schifo, la parte del peggiore è mandarlo giù. Più dura un botto perché ne rimane nelle insenature. Quindi ogni volta che l'hai morsa. Ma che cazzo c'è dentro? Non che mi sento sballato. Non so, pepe. Mi sballato. Pepe, qualcos'altro. Era un acido. Terribile. Me l'aspettavo molto più piccante però. Sì, e non, non è così dura piccante. Molto. Lo senti sa, tipo di una botta e poi dopo passa. In sì. realtà sa di liquirizia ma... A me sta facendo una roba strana nel naso. Ah, bisogna chiamare un medico. Orrenda, proprio bleh. Ma poi è un sacchetto dove dentro ce ne sono tante. Ma chi è che se le mangia? Tengono in dispensa e ogni tanto ho proprio voglia di una caramella al pepe. Diamo i voti. Io do 0. Meno 1 e 0. Bene. Abbiamo finito questi snack. Alla fine cosa ne pensate? Polly e Dime sono i due più buoni. Sì. No, per me i più buoni sono il Dime e il Kex. Tutto sommato ci sono delle cose più buone, delle cose meno buone, ma rimane che in Italia siamo più bravi a fare gli snack o no? Qualsiasi cosa. Siamo arrivati alla fine di questo video con un bel sapore di pepe in bocca. Siamo contenti. Questo video mi è piaciuto molto farlo. Vorrei farne degli altri, magari se vado da qualche parte prendo altri snack. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e vi porterò altri video del genere. Mettete like per questi due bei ragazzi qua. A 100 molto like belli. Samu se li mangia tutti. E mi raccomando, seguitemi. Io vi saluto, vi mando un bacio. Ciao! Saluti! Saluti! Di nuovo!